Ciao Tiziana, ciao a tutti, ben ritrovati in questa nuova puntata dell'Ottava Freccia. E ormai siamo in clima natalizio e siamo anche, ci avviciniamo anche un pochino alla fine dell'anno e come sempre quando ci si avvicina a Capodanno è periodo di bilanci, è periodo in qualche modo di analisi di quello che è stato l'anno passato. Io spero naturalmente che il 2017 sia stato per voi un bell'anno. C'è chi crede nell'astrologia guardando all'anno futuro, io non molto sinceramente, però una cosa che certamente è vera da sempre è che tutti i popoli hanno sempre guardato alle stelle e quindi all'astronomia come scienza per rispecchiarsi un po' in quelle che sono appunto le stelle. Io vorrei in queste due puntate, quella di oggi e quella della settimana prossima, due puntate un po' particolari, essendo quelle di fine anno, vorrei appunto raccontarvi quello che è lo zodiaco delle popolazioni native americane. Non c'è nessuna valenza astrologica in tutto questo. Si tratta semplicemente di riconoscere, un po' come nel nostro zodiaco, dei segni particolari a seconda di quando si è nati, corrispondenti ad altrettanti animali totemici. Quando parliamo di animali totemici, parliamo di animali che simbolicamente, che hanno un valore sacro, che hanno la loro sacralità e che simbolicamente vanno a rappresentare alcune caratteristiche generali proprie e che possono eventualmente rispecchiare anche l'individuo o una categoria di persone. Iniziamo subito, vedremo 6 questa volta e 6 la volta prossima, così vedete se potete riconoscere voi stessi oppure i vostri amici o parenti. Allora, il primo segno zodiacale, secondo appunto lo zodiaco nativo americano, che tra l'altro è trasversale, quindi è riconosciuto un pochino praticamente da quasi tutte le popolazioni native, il primo segno appunto è quello della lontra, per i nati dal 20 gennaio al 18 febbraio. Il segno della lontra rappresenta una persona non ortodossa, una persona abbastanza difficile da classificare, molto intelligente, molto intuitiva, appunto, come abbiamo detto, non convenzionale. È una persona molto percettiva, quindi anche in grado sicuramente di essere un buon amico anche, e molto creativa. E come per tutti gli animali totemici, distingueremo tra quello che è, o quella che può essere meglio, l'evoluzione di questo segno, di questo animale totemico, quindi di questa persona, in un ambiente positivo, che quindi faccia emergere le sue caratteristiche migliori, e quale invece può essere l'evoluzione negativa in un ambiente che in qualche modo sia negativo e quindi metta a dura prova la sua sopravvivenza, diciamo così, in senso chiaramente lato. Nel caso della lontra, in un ambiente positivo e per lei adatto, si dimostra una persona molto sensibile, molto empatica, estremamente onesta. In un ambiente in cui deve lottare per la propria sopravvivenza, diventa una persona ribelle, senza scrupoli e soprattutto tende fortemente all'isolamento. Poi, secondo segno, per i nati dal 19 febbraio al 20 marzo. Il segno del lupo. Il lupo è un animale totemico che rappresenta grande passione, è emotivo, è molto appassionato, è quello che viene definito il lover, l'amante per eccellenza, sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista filosofico. È sicuramente il simbolo di una fiera indipendenza, però al tempo stesso è anche un animale molto compassionevole, molto, molto gentile, quindi in un ambiente appunto positivo, in un ambiente che lo metta diciamo a proprio agio, può essere molto generoso, molto appassionato, come abbiamo detto. In un ambiente invece in cui debba difendersi o debba lottare, può facilmente diventare vendicativo, può facilmente diventare recalcitrante e a tratti perfino un pochino ossessivo. Terzo segno dello zodiaco nativo, per i nati dal 21 marzo al 19 aprile, il segno del falco. Il falco è chiaramente un animale molto importante nell'immaginario nativo americano, è il leader per eccellenza, è colui che vede lontano, no? È infatti colui che sa dare giudizi lucidi, è colui che in qualche modo tende all'azione, quindi a non perdere tempo, ad agire immediatamente, ha una forte personalità, molto persistente, infatti tante volte può tendere anche leggermente all'arroganza, però di solito ha ragione, quindi gli viene perdonata. In un ambiente, diciamo, a lui consono, è sicuramente in grado non soltanto di
essere un punto di riferimento, ma anche di mantenere attivo quello che è il fuoco all'interno delle relazioni, in un ambiente poco positivo, poco adatto, rischia di diventare un po' arrogante, un po' vanitoso. Segno numero 4, per i nati dal 20 aprile al 20 maggio, il castoro. Bellissimo animale che amo tantissimo, tra l'altro il castoro, vedete anche la caratteristica dell'animale stesso, chiaramente un animale molto laborioso, infatti si prende le proprie responsabilità, è in grado di to adapt, to overcome, dicono gli inglesi, no? Quindi di adattarsi e di superare, di andare oltre, di superare le difficoltà, di trovare una strategia vincente per riuscire, diciamo, a barcamenarsi nella vita, quindi molto efficiente. È molto acuto, anche se questo a volte lo rende un pochettino privo di tatto, e in un ambiente assolutamente positivo è generoso, compassionevole, leale. In un ambiente meno positivo può diventare nervoso, possessivo o essere un pochino troppo esigente, forse pretendere un pochino troppo dagli altri, come pretende troppo anche da se stesso. Quinto, il quinto segno dello zodiaco nativo americano è per i nati dal 21 maggio al 20 giugno ed è il cervo. Il cervo è la musa dello zodiaco nativo. È bello, è intelligente e sa di esserlo. Quindi è consapevole del suo fascino. È un animale che rappresenta vitalità, che rappresenta acume, intelligenza e in un ambiente appunto positivo è in grado di irradiare questa sua personalità estremamente positiva. In un ambiente più negativo può diventare più pigro, più lunatico o a volte magari dimostrare anche due facce. Ultimo segno che vedremo per oggi, il sesto segno, è per i nati dal 21 giugno al 21 luglio ed è il picchio. Il picchio, in realtà, questo forse è un po' una sorpresa perché noi magari non associeremo questo animale, in realtà è il più empatico, è il più, in qualche modo, è l'ascoltatore, è il più comprensivo, è l'amico per eccellenza, è il partner perfetto, il perfetto genitore, il perfetto figlio. È frugale, organizzato, in un ambiente a lui consono, è in grado veramente di essere devoto, romantico e perfetto all'interno di qualsiasi relazione. In un ambiente meno positivo può dimostrarsi magari ossessivo o falso in alcune circostanze. Insomma, questi sono i primi sei segni zodiacali. Gli altri sei li vedete comunque nell'immagine e li analizzeremo la prossima volta. Ricordiamo una cosa, andando verso questo Natale, ricordiamo che queste sono caratteristiche di massima, un pochino per divertirci, poi ognuno è quello che è. Quindi, proprio per questo motivo diciamo che il mio augurio per questo Natale è un po' che ciascuno possa essere la miglior persona possibile, per quello che è, per quello che è la sua natura e per quelle che sono le sue caratteristiche, per sé e anche per gli altri. Quindi, in qualsiasi cosa crediate o non crediate, io vi faccio veramente i miei più grandi auguri di buon Natale e se posso darvi un suggerimento è fate un gesto gentile, perché il mondo in generale ne ha bisogno. Auguri da me, dall'Ottava Freccia, un bacione a tutti quanti.